sbagliato Giorgio Pella, ha sbagliato anche Massenzio, lo scatto di Nilla Jet, contrata da Lukina Park, poi all'interno Maiso Molli GB, quindi ancora in corda Mondial Dante, di fuori Leite Snorfro, è passato Antonio Roma con Nilla Jet, 15-3 la frazione, si propone di fuori Nando Bisacane con Leite Snorfro, e di nuovo leader ai 300 di gara, il paletto è adesso, corsa in piena spinta per il momento, sono andati davvero fortissimo nello strappo iniziale, addirittura 15-3 di fronte, adesso si sta formando una seconda colonna, di fuori probabilmente Irgo Di Fonte, vediamo intanto le prime posizioni con il vantaggio Leite Snorfro su Nilla Jet, passaggio dei 600 ancora sotto il 16, 15-8, 46-4 lo strappo iniziale, Irgo Di Fonte che viene di fuori, si trascina Nibelung Vita alla corda Lukina Park in terza posizione, a precedere Maiso Molli GB, prova a recuperare anche Giorgio Pella, 17 la frazione, gruppo ammassato alle spalle del leader, della leader, Leite Snorfro, si va a girare il chilometro, in vantaggio Leite, 16-4 la frazione, muove Nibelung Vita, dopo i 1000 di gara, Jose Sagai lo sposta in terza ruota, guadagna poco per il momento perché c'è l'accelerazione netta delle prime due, Leite e Nilla che cerca di seguirla, varco interno anche per Lukina numero 3, Giorgio Pella, squalificato, 15-6 di frazione, posizioni che sostanzialmente non sono cambiate, Leite Snorfro in vantaggio, galoppa numero 10, Nibelung Vita, squalificato. Nibelung Vita, 15-2 la frazione, Letes in vantaggio, richiesta, in seconda posizione Nilla Jet, c'è lotta per il terzo, a centropista finisce bene Never Ending Vita, bisogna capire se ha stampato Lukina Park o se questa si è salvata, ce lo dirà il replay, 1:19, la media del vincitore chilometro. Leite Snorfro con Ferdinando Bisacane, il training di Andrea Sazzetto, i colori della Valle Falconera, la corsa sempre al comando, mandata da Nilla Jet che mantiene il secondo, andiamo appunto a rivedere se la regia ci concede ancora un replay, la terza moneta con all'interno Lukina Park e di fuori con grande scatto conclusivo, Never Ending Vita, potrebbe essere terzo l'allievo di Totaro.